niente per il grugno. Ora vattene. Finitela zuppa, ragazzi. I vitelli sono morti per questo.
ha sempre odiato i malfunzionamenti meccanici. Questo disastro o è opera sua o è il suo epitaffio. Sarebbe potuto andare così, Alice. Ricordi il povero signor Crook? È morto, non è vero? Il dottor Wilson non accetta l'autocombustione.
ma io mi fido del signor Dickens. Quasi come lo ricordavo. Le apparenze, come sai meglio di altri, possono ingannare, Alice. È cambiato molto dalla tua ultima visita. Per il dottor Bambi il cambiamento è costruttivo. Diverso è buono. Diverso non significa né buono né cattivo, ma di certo vuol dire non uguale. Trova il cappellaio, Alice. Ne sa più di te sul significato di diverso. Ma cosa sa a proposito della differenza tra buono e cattivo? Cerchi amici, Alice. Sei casualmente letale e totalmente confusa, come al solito. Finora ce l'ho fatta senza di te, stregatto. Torna nel buco che ti fa da casa. Ti chiamerò, se mi servi. Prevedibilmente avventata. Non è se, Alice, ma quando. Ora aspetta e, come si dice, stai zitta. Tipico. Ho fatto ingressi più aggraziati. È una fortuna che non mi sia rotta nulla. Lizzie, ricordi quella volta che uno sbuffo di vapore ti ha fatto alzare il vestito? Proprio fuori da Harrods. Per fortuna avevamo appena lavato la biancheria.
il mio cuore è aperto, Alice. Mai chiuso. Mai serrato. Non servono chiavi. Alice era spesso da sola, una ragazzina introspettiva e solitaria, credo. Sua sorella, sebbene adorata, era troppo grande come compagna di giochi. Thank you.
è fissato col tempo. Trovalo. Datti una ripulita, ragazza. Il cappellaio dovrà vederti al meglio, dopo tutto. Sarebbe potuto. Thank you.
L'assurda devozione di tuo padre per la carta stampata ci farà friggere nel sonno, Alice. Ah, a questo mucchio di materiale infiammabile serve solo una scintilla per trasformare, uff, i nostri corpi in fumo e cenere. La nostra adorata biblioteca era una trappola di fuoco. Come una bomba che aspetta di esplodere.